Oggi parliamo di una delle armi più importanti per ogni DJ, la curiosità. Tra le caratteristiche fondamentali di un buon DJ c'è quella di essere curioso. E la curiosità è ciò che muove la tua ricerca, la tua selezione e la tua voglia di spingerti oltre. Per evitare di limitarsi a ciò che funziona, a ciò che sappiamo che funziona, per evitare di limitarsi a portare in giro sempre la stessa scaletta in ogni tipo di situazione, per evitare di dire no, io faccio questo, io sono così, se vi va bene è così, se no chiamate qualcun altro. La curiosità è ciò che spinge il nostro lavoro tutti i giorni, sia dal lato del DJ, sia per chi vuole produrre musica propria. La curiosità di andare a scartabellare in giro qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di soluzione musicale, tra tutti i vari generi. Oggi con le risorse che abbiamo online possiamo trovare di tutto, e allora l'esigenza di andare sempre oltre i propri limiti è fondamentale per avere quel qualcosa in più, quel tratto distintivo, per sorprendere se stessi e i propri pubblici quando andiamo a fare le serate. Oggi non c'è limite alle risorse di cui hai a disposizione, e allora è bene cercare di tutto in ogni direzione. Per far questo è necessario essere curiosi. Andare a capire da dove viene un campione. Magari siamo abituati a sentire dei brani così, poi scopri che hanno ripreso un piccolo sample di un brano degli anni 70. Oppure, che ne so, prendi un brano come Smack My Bitch Up dei Prodigy, che si trova su YouTube ricostruito con tutti i campioni e come sono poi arrivati a creare il brano esattamente così com'è. YouTube è una risorsa potenzialmente infinita per trovare soluzioni. E allora, la curiosità è quella che ci dovrebbe muovere tutte le settimane per migliorarsi, per migliorare il proprio set. La curiosità dal punto di vista musicale, la curiosità dal punto di vista compositivo, la curiosità nei DJ set, nelle soluzioni, come i grandi artisti suonano le proprie hit, suonano i classici del passato, oppure tirano fuori un set completamente diverso a seconda del contesto in cui si trovano. I video live, le dirette sui social, le puoi tenere anche lì sullo sfondo mentre fai qualche cos'altro, mentre vai a correre. Però sono tutti elementi per spingersi oltre, per dare un qualcosa in più. E sicuramente chi ti segue te ne sarà grato. Non smettere mai di essere curiosi è il modo migliore per alimentare la propria passione e le proprie capacità. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!